Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nova Islands, un gioco che non è ancora presente su Steam, benché io lo abbia in versione beta, ma uscirà penso inizio del 2021. Ed è un gioco che a detta dello sviluppatore mixa insieme Forager, Factorio e Stardew Valley, quindi non poteva usare parole più attraenti e intriganti per me, quindi ho deciso di portare questo gioco. Io l'ho visto giocare da altri YouTuber, insomma, ogni tanto vado anche a dare un'occhiata, a spiacchiare un pochino. In Italia non c'è nessuno ancora che l'ha portato, quindi non ho avuto modo di vedere e sentire i pareri di un italiano. Vediamo un attimino com'è, perché noi siamo precipitati su questo pianeta. Premessa non molto originale, ma d'altronde quale lo è? WASD per muoversi. Ecco, una cosa interessante, ecco, con il tasto destro andiamo ad estrarre le risorse. Avremo tante cose da vedere, da quello che ho visto, e avremo tecnologie da ricercare e avremo anche automazioni da creare, perché infatti sarà possibile usare delle specie di droni per poter scavare al posto nostro, insomma. E adesso quello che volevo farvi vedere è col tasto tab. Abbiamo ancora due cose, diciamo, che non ci sono, che è l'equipaggiamento e le isole. Ci saranno più isole, ma al momento abbiamo questo, che è un pannello con degli skill points spendibili, che al momento vedete la barra gialla in alto sale e ci fa livellare. Allora, quello che stiamo facendo ora è recuperare qualche risorsa che va in questi sei slot sotto, che sono una sorta di nostro inventario. Poi andiamo a dare un'occhiata anche alla scheda production, che è qua, sulla. Eccola qua. Vedete, possiamo produrre la fornace. Usa calore per trasformare i materiali in materiali un po' più avanzati. Iniziamo a piazzarla magari qua. Premiamo E per interagire, si può scegliere una ricetta, possiamo fare il carbone usando dei rametti di legno, dei mattoni modulari e va bene, ma adesso non mi interessa ancora perché devo fare un pochino di pulizia. Come potete vedere, queste piante qui danno queste che sono water ball, poi ci sono i twig che sono i rametti, la pietra e l'iron ore. E al momento adesso ci recuperiamo qualche legnetto giusto per avere un po' di combustibile, diciamo, per il nostro forno, fornetto, forgia, insomma, come la volete definire. Attenzione perché si è sbloccato un nuovo ramo che è l'ossigenator, trasforma l'acqua in ossigeno respirabile. Ma perché c'è qualche cosa di non respirabile su questo pianeta? Boh, lo scopriremo solo vivendo. Al momento non c'è equipaggiamento, quindi mi lascia pensare che non ci sarà possibilità di mettere, diciamo, di cambiare arma o di cambiare vestiti. Però ricordiamo che siamo in uno stato di, come numero di patch, 1.01 pre-alpha 4, quindi bisogna ancora passare dall'alpha e dalla beta. Quindi diciamo che per quanto riguarda Forager lo rievoca, Stardew Valley non troppo e l'altro Factorio per nulla al momento, ma da quello che ho visto lo ricorderai come, perché ci saranno, mi pare, i conveyor, quindi i rulli, insomma, quindi di cosa fare ce ne saranno. Soprattutto sto notando che l'isoletta è veramente piccola, quindi adesso noi recuperiamo un po' di cose, recuperiamo un po' di risorse e poi andiamo avanti. Allora, non abbiamo ancora punti abilità, ma a breve saliremo di livello, quindi io continuo a recuperare queste cose. Al momento non ci sono neanche varie modalità di gioco, quindi giochiamocelo così come viene e vedete che poi le piante crescono molto molto rapidamente. Quindi abbiamo anche questo che non so cosa sia perché è la nostra navicella. Io la demolisco, vediamo che materiali ci dà demolendo la nostra capsula più che navicella. Vediamo. Eccolo lì, ci dà un po' di roba. Non abbiamo tutto ancora per poter fare. Ma va bene. La production, come si sbloccano le altre? Non ne ho la minima idea. Utilities, oxygenator, la facciamo. Abbiamo. No, ci manca il metallo blu. Ma se io mangiassi le berries, no, anzi, vedete che l'ho buttata a terra, le lascio lì e mi posso craftare il mio oxygenator che metto qui.
siamo ora a livello 2, abbiamo uno skill point da spendere. La cosa si fa molto interessante perché possiamo spendere per driver update, hotbricks, geologist e water analysis. Io faccio water analysis. No. Userà meno acqua del 15%? No. Driver update, collector bots. Bah, vabbè, lo sblocchiamo e vediamo che cosa ci dà. Anche se vedete che poi ho sbloccato extra connection e overclocked legs. Quindi, non lo so, abbiamo una bella cosa da sviluppare adesso. Abbiamo l'oxygenator e basta. Quindi adesso proviamo a usarlo. Scegliamo una ricetta, facciamo il modular brick e dobbiamo metterci dentro pietra. E no, quell'altro non ce l'ho. Quindi dobbiamo fare charcoal, metterci dentro un po' di rametti. E ne creiamo un po'. Vedete che sta iniziando. Tra l'altro stanno spawnando pietre come se non ci fossero domani, quindi non è, diciamo, realistico sotto questo aspetto, però va bene. Ah, mannaggia, sono un babbano. Stiamo respirando, ma stiamo consumando anche ossigeno, lo vedete qua. Quindi in questo caso dobbiamo rifillarci, e quindi va bene. Consumare acqua da mettere qua dentro per consumare l'ossigeno, bene. Possiamo anche darci più ricariche, va bene. Intanto qua ci sta già generando charcoal, come se non ci fosse un domani. Il charcoal ce ne serve uno, quindi io direi che metto uno di questi e metto il charcoal di là. E ce l'ha già risucchiato all'interno, quindi ci sta producendo il mattone. Attenzione, perché in questo caso, facendo queste prime creazioni, qua continua a spawnare più veloce di quanto io riesca ad abbatterli, ci si sono sbloccate tutte le altre cose. Quindi la research che io voglio fare, avendo ricercato il mattone riesco a farlo. Anzi, guardate, faccio così. Perché il pannello di ricerca è quello, tra le cose che ho visto, il più interessante. Power, quindi abbiamo delle centrali solari, mi pare, a combustione. Farming, i campi. Production, abbiamo ancora quello. E l'oxigenator, abbiamo solo quello. Quindi stiamo andando alla grande, ragazzi. Allora, devo recuperare altra acqua. Quindi mi metto qui. Refill. Forse è un po' invadente la musica, però va bene. Allora, adesso continuiamo. Però ovviamente avendo solo un'isola, almeno credo, poi magari scopriremo il contrario, è saggio comunque che si respawnino così rapidamente le varie cose. Allora, voglio prendere iron, che ho già. Niente, voglio continuare a produrre. Ok, scusate, adesso voglio fare il modular break. Oddio, c'è un cinghialozzo lì, quindi vediamo se riusciamo a sistemarlo. Salve, buongiorno. È un po' un rifornimento di ossigeno un po' stile Astronia, forse. Vabbè, comunque 14, ok, possiamo fare quello che ci serviva, cioè, non me lo ricordo più, l'edificio della ricerca. Quindi lo piazziamo qui, demoliamo questo così magari non ci dà fastidio, e vediamo il pannello della ricerca, perché secondo me è intrigantissimo. E direi di sì, perché di cose ce ne sono. Vedete che possiamo andare a fare questo, spendendo questi mattoni che in realtà sembrano dei cubetti della Lego. Produzione di massa, e poi possiamo andare a sviluppare l'automation, i depositi, i jetpack per saltare al di là dei fiumi, perché infatti l'isola, allora a sto punto mi viene in mente che non sarà ferma lì in pratica, ma potremo saltare al di là del fiume. Abbiamo recuperato un po' di cose, adesso io voglio continuare a produrre i rametti. Quindi produrre, scusate, il charcoal. Magari produco un altro di produzione di fornace, così almeno la facciamo bene. E voglio dividere. Select cosa? No, non me la fai scegliere. Ok, esatto, bravo. Metà di qua e metà di là. Così me lo producete al doppio del tempo. Cioè, alla metà del tempo, non al doppio. Però, tra l'altro, non ho niente, quindi butto. Bella questa cosa che quando buttate le cose a terra ve le butta in mezzo.
Noi continuiamo a riempire questo oxygenator, ma va bene. Allora, produrremo questo e poi andremo avanti. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcos'altro da poter fare, ma dubito. No, infatti neanche diciamo potenziamenti all'energia. Inizia adesso copiosa la nostra produzione di cose, ecco qua, vedete che poi ci allontaniamo e l'ossigeno scende, ma finché... Ah, ok, credo di aver capito la dinamica, ma probabilmente voi l'avete già capita da un po'. Restando in area di questo riceviamo ossigeno, vedete che poi si rigenera, finché qui dentro c'è acqua. Quindi finché c'è acqua c'è speranza e c'è vita. Va bene, allora intanto continuiamo a produrre queste cose. Anzi, tra l'altro magari io interrompo la produzione, così modular break, ci butto dentro metà di queste e il carbone. Così qua mi continua a produrre comunque carbone e poi andiamo finalmente a ricercare quella maledetta cosa. Ah, il cinghialozzo mi sta dando una mano, una grande mano, perché si mette, invece di che mangiare, va e abbatte alberi. Quindi io ti ringrazio tanto, cinghiale. E ti ringrazio anche perché di solito il cinghiale è uno tra gli animali più bastardi nei survival. Quindi bene, ringrazio anche gli sviluppatori di non aver messo almeno a questo punto la fame e la sete, perché vorrei imparare a giocare con calma. Allora, adesso vi metto in attesa un momentino, così, anzi no, perché riusciamo subito a fare la ricerca. Set milestone. No, la research, non milestone. Perfetto, abbiamo una nuova ricetta, quindi l'iron ingot, quindi la pura forma di ferro e il lingotto di copper. Quindi a questo punto vediamo un po' la ricetta. Iron ingot. Diciamo che lo facciamo subito. Così di qua continua a produrmi il carbone e ho altre cose. E qua facciamo il ferro e poi troveremo anche il copper, forse se si deciderà a spawnare, ma non spawna, quindi va bene. Prendi tutto che l'acqua ci serve. E vediamo le altre cose come si sbloccano. Ah, usando l'iron in questo caso, quindi produciamo un po' di iron e sblocchiamo altre cose. Vediamo se intanto no, ma credo che qualcosa si sbloccherà nel momento in cui scopriremo, cioè produrremo il nostro primo lingotto di ferro. Quindi rimaniamo in attesa un attimino e vediamo. Attenzione, sta finendo l'ossigeno, ma sta finendo anche proprio seriamente, quindi dobbiamo rifillare qua, così ci ricarichiamo, sta finendo, abbiamo anche raccolto l'iron, quindi l'iron non ci ha dato, credo, nessuna tecnologia nuova. Tuttavia, adesso siamo saliti di livello, quindi facciamo anche il geologist, più esperienza estraendo i minerali, che ci va benissimo, e si sbloccano altre cose come beretta refill. Quindi adattamento alla gravità, a rilassamento e riempimento dell'ossigeno, del respiro. Comunque, ora abbiamo ottenuto solo un lingotto, quindi sembra essere una cosa abbastanza lunga, però voglio, il jetpack lo prendo subito perché ci sarà molto utile, pronto per essere usato. E adesso poi avremo anche il coltello, ecco. Ecco, adesso abbiamo il salto, quindi possiamo saltare. Chissà che cosa c'è al di là di questo. Niente, evidentemente niente. Eppure io avevo visto saltare al di là dei fiumi, quindi boh, non lo so. Intanto, vabbè, possiamo saltare, non ce ne facciamo moltissimo, ma per il momento va bene così. Adesso abbiamo preso altra acqua, refill sempre, altro lingotto, bisogna aspettare sempre. Io adesso qua nella fornace butto dentro altro iron e altro carbone in modo da poter continuare la produzione. Niente.
e attendiamo nuovamente che sia prodotta una buona quantità di iron. Ok, no, possiamo trovare anche, prendere anche questo, l'Explorer Needs, quindi ci dà la workbench, il radar, perfetto, che era quello che ci serviva, perfetto. Quindi il radar è usato per scoprire nuovi biomi vicino, la workbench per fare importanti, diciamo, equipaggiamento, come o bots e medikit, e poi la nuova ricetta del medikit. Quindi bene, abbiamo fatto senza... allora, workbench ci servono 6 di quei minerali lì, il radar 6 e 3 di iron. Sarà una cosa molto molto lunga, credo, e ho paura, però magari riusciamo a fare subito la workbench. Ci mancano però i materiali, mannaggia, materiali. Quindi in questo caso aspettiamo la fine di questo carbone e poi iniziamo la produzione degli altri, ok. Quindi togli, mettiamo produzione di modular brick, quindi pietra e carbone. E così vai e produci. Intanto io raccolgo altra acqua e rimaniamo ancora in attesa di andare avanti. Ecco che facciamo la workbench, in questo momento abbiamo fatto anche il livello 4. La workbench ci permette al momento di fare soltanto queste cose, di fare il medikit. E niente, poco male. Adesso attendiamo nuovamente, in modo da andare a fare il radar, per cui ci serve soltanto iron in questo caso. Quindi aspettiamo un secondino, perché ormai ce ne mancano due, quindi magari io adesso interrompo questo e prendo un po' di carbone che butto qui e poi facciamo un po' di iron anche da questa parte. Quindi carbonella. Qua intanto, vabbè, rifilliamo anche qui e iron qua, che comunque continua a spawnare come se non ci fosse un domani, che però non ho spazio. Animal pop, ah, la cacca degli animali che porto in giro così. Vabbè, intanto ce lo sta già producendo, però vabbè, dai, ci facciamo vedere attivi, lo produciamo anche noi, eh. Sì, non posso sparargli, quindi va bene. Possiamo fare una ricerca di nuovo e facciamo Gravity Adaption 20% movimento più veloce, mi piace. Perfetto. Comunque già funziona per l'abilità che ho preso prima, perché adesso scavando sale parecchio di più l'esperienza. Quindi molto bene, grazie a lei che continua a produrmi roba. Possiamo fare un'altra ricerca e andare a prendere i depositi, che saranno praticamente dei depositi in grado di prendere, dove potremo mettere le cose, e l'automation, che è praticamente il collector bot e il bot antenna, quindi potremo andare a costruire varie cose. Ma prima di interrompere, voglio farvi vedere com'è il mondo al di fuori di questo. Quindi insomma, il radar lo piazziamo qui e interagiamo, eccolo qua, e qua ci sono altri biomi da esplorare. Questo è puramente preso da un forager, ecco, insomma. Quindi l'altra cosa, dicevo, da ricercare sono gli stockpile, dove poter depositare la roba, e quindi è quello che faremo. Vi ricordo anche che dobbiamo ancora sviluppare tutte le fonti di energia, perché poi andremo ad alimentare dei sistemi che ci permetteranno di controllare i bot e quindi mandare gli stessi bot a scavare qua intorno. È molto 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 intrigante come cosa. Ci manca un altro di metallo, che gli scavo subito e glielo porto. La cacca degli animali non me ne faccio nulla, onestamente. Butta dentro. Perfetto. Ok, adesso abbiamo due di lingotti. Tac.
Quindi possiamo fare che cosa? Possiamo... Ah no, qua è un lingotto di non so cosa. Il copper non lo abbiamo ancora. Vediamo un attimo se possiamo intervenire in qualche modo. Copper ingot. Non abbiamo assolutamente i lingotti che ci servono, quindi... Allora, questa cacca qua la butti in mare, cortesemente. Ok. No, perché così... Allora, stiamo producendo... Allora, che cosa? Oxygenator, workbench, production... No, dovremmo fare un'altra produzione ancora, perché non basta quello che stiamo facendo. E... Vabbè, intanto facciamo così. Abbiamo lingotti, prendiamo i depositi, come avevamo già detto. Quindi almeno andiamo a costruire dei depositi in grado di... dove li trovo? I depositi... Eccolo qua. Ok, vedete, sono fatti così. Devo fare i lingotti quelli tradizionali, quindi devo fare questi. Quindi dentro carbone, dentro pietra. E qua invece magari producimi solo carbone, così che poi andiamo a fare anche le stockpiles. È tutto, ovviamente, come ogni survival, come ogni cosa, tutto a catena di montaggio. Quello che serve a uno può servire all'altro. Eccolo qua, questa sarà la nostra stockpile che piazzeremo qua davanti. Quindi qua potremo andare a interagire e buttare dentro tutta la roba che riteniamo fondamentale per il proseguio dell'avventura. Adesso non ho idea di che cosa fare, perché diciamo che siamo abbastanza bloccati in quanto... No, possiamo sbloccarlo per un lingotto. Ok, fantastico. Allora, prima di chiudere, perché non riesco proprio a smettere, voglio sbloccare la zona sotto. Tra l'altro, io stavo pensando... questo menu non si è sbloccato comunque, perché è ancora in costruzione. Ah, ma ce l'ho, sono un babbano. Lo possiamo già fare, fantastico. Allora, ecco voi la regione sotto. È un po' anche alla Circle Empire, questa cosa. Vedete che possiamo saltare sotto e finalmente troviamo altre cose, che sono ad esempio il copper. Molto interessante, perché poi per andare in altre zone dovremmo andare nel copper, a fare copper. Ovviamente il gioco è in pre-alpha, come ho detto, pre-alpha 4, in beta, non è ancora visitabile. Pensate, io ce l'ho su Steam, ma se clicco sulla pagina del negozio non mi si apre nulla, mi torna alla pagina principale, quindi il gioco non c'è ancora ufficialmente acquistabile, quindi non so dirvi il prezzo, non so dirvi neanche se questa beta è a tempo, durerà solo per poco tempo, però io ho voluto registrarlo per farvelo vedere, insomma. Il gioco sembra davvero, davvero interessante. Nova Islands è il nome. Fatemi sapere che cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!